L'attività fieristica resta ancora in attesa ma all'Arezzo Fiere Congressi riprende quella legata ai concorsi pubblici, ovviamente con un attento protocollo di prevenzione anti-Covid-19. Adeguati padiglioni per accogliere i candidati in tutta sicurezza in base ai nuovi dispositivi sanitari. Da lunedì 22 giugno si è infatti cominciato con una serie di concorsi con numeri non molto elevati ma di estrema importanza per la sanità toscana. Estar ha messo in calendario una serie di. Concorsi urgenti, in particolare indirizzati a dirigenti medici per gli ospedali regionali ed ha individuato nella sede di Arezzo Fiere gli ampi spazi necessari. I padiglioni fieristici saranno impegnati per una prima serie di procedure tutta la settimana sino al 26 giugno per poi riprendere con concorsi in altri ruoli sanitari nel periodo dal 9 al 17 luglio. Arezzo Fiere ha adottato uno specifico protocollo a partire dalla misurazione della temperatura di tutti i partecipanti con un impianto messo a disposizione da PM allarmi, rispetto del distanziamento sanitario, sanificazione più volte al giorno, schemi di protezione, detergenti e dispositivi di protezione personale con sostituzione delle mascherine a tutti i candidati al momento dell'accesso. La struttura quindi ha passato i primi test per poter operare in sicurezza in vista degli altri appuntamenti che stanno per essere messi in calendario già dal 20 luglio in poi. Anche a settembre è prevista la continuazione dell'attività concorsuale in quanto si dovrebbero svolgere concorsi e selezioni precedentemente calendarizzati nei mesi di maggio e giugno e rinviati per l'emergenza sanitaria. Soddisfatta l'amministratore unico Sandra Bianchi per la riapertura dell'attività dopo aver dovuto purtroppo registrare negli ultimi tre mesi il rinvio di Oro Arezzo al 2021 e l'annullamento o lo slittamento di altri eventi importanti.